Ciao a tutti amici, bentornati qui sul mio canale. Come sempre io sono Lia, queste sono le mie parole di panna, questo è il mio nuovo colore di capelli. Anche se mio marito dice che gli sembro una vecchia, va bene, me ne farò una ragione e magari andrò a prenotare un posto in una casa di riposo. E questo, siccome è da quasi 2 settimane che io non registro nessun video, mi sento abbastanza arrugginita. Questo è un video haul solo per farvi vedere un po' quali sono stati gli acquisti degli ultimi mesi. In realtà non moltissimi. Parto subito con da cosa partiamo? Partiamo dalle Yankee Candle, perché autunno mi fa candelina profumata e quindi in questo periodo tendo sempre ad andare al negozio delle Yankee e a comprarmi qualche nuova candela, qualche nuova profumazione. Allora, ne ho regalate diverse, alcune le ho già finite, come quella che si chiamava Ginger and... no, si chiamava Spiced Orange. Insomma, era praticamente la candela, era una votiva ed era la candela che profumava di arancio speziato ai chiodi di garofano, era buonissima e infatti è finita anche prestissimo. E poi nel periodo di Halloween mi sono comprata sempre la votiva che si chiama Autumn Night. Questa la sto usando, adesso non ce l'ho da farvi vedere. Ha un profumo molto intenso, quasi maschile e mi piace moltissimo perché la colorazione è una colorazione blu notte e l'ho anche regalata perché mi piaceva questa profumazione intensa e mi piace accenderla la sera quando è buio, chiudo le finestre, me ne sto lì in casa al calduccio e secondo me questa candela è perfetta. Poi, in un altro giro al negozio delle Yankee ho comprato questa jar che vi avevo già fatto vedere nel video della TBR sul comodino, che si chiama Sparkling Snow e dovrebbe essere una profumazione natalizia balsamica. Ho già cominciato ad accenderla, è perfetta per creare un clima un pochino natalizio, molto buona. Le altre due che vi faccio vedere sono due votive. Questa è più autunnale, sempre l'ho comprata sempre quando ho comprato l'altra Spiced Orange ed è Ebony and Oak. Dovrebbe profumare avere la profumazione del bosco, del sottobosco. Devo ancora accenderla. Il profumo comunque è molto delicato, nonostante io non sia capace di descrivervi i profumi. E l'altra invece, anche questa invece è natalizia, ha un odore natalizio ed è All is Bright, è buonissima. Tra l'altro anche questa dovevo fare un regalo insieme ad altre mie amiche, ad altre amiche gli abbiamo regalato la jar piccola, vabbè insieme ad altre cose, la jar piccola di questa, è buonissima. Non so come descrivervela, è un profumo molto dolce. Come se ci fosse una cascata di paiette o di stelline, quelle dell'albero. Insomma, sì, vabbè, lasciamo stare le mie descrizioni, va bene. E queste sono le mie compere di candele. Sul fronte abbigliamento siamo proprio ai minimi termini, perché allora nei negozi ultimamente io non trovo niente che si adatti al mio stile, non mi piace niente, a parte righe, pallini, quindi le uniche cose che ho comprato le ho comprate da H&M e sono magliette basiche, tra cui questa che mi vedete indosso, questa ha le righe, altre sono a tinta unita, rosa, bianca, nera, insomma le classiche t-shirt base. Le uniche cose un po' diverse, ma anche qui siamo comunque nell'ambito del basico, sono due magliette sempre di H&M, un po' lunghe. Questa ha le righe, spero che voi la vediate, è lunga, io la porto quindi magari con un paio di pantaloni, un paio di jeans stretti e la cintura in vita e un golfino in questo periodo. L'altra è sempre lo stesso modello uguale, identica, solo che è verde militare. Il modello è sempre così, girocollo, io la porto tutti i giorni quando devo andare a scuola dalla bambina a fare le mie commissioni. Questi sono stati i miei acquisti di indumenti. Poi io orecchini. Allora, sì, in un'altra puntata a H&M, perché sembra che ultimamente vada sempre lì, ho comprato alcuni orecchini. Allora, questi sono quelli a tema Halloween.
li vedete? Spero di sì. Sono tutti con la clip e ci sono i pipistrelli, le zucche, i teschi con la perla, bellissimi, e i ragnetti. E poi, siccome a me piacciono molto le linee geometriche, mi piacciono molto i cerchi, ho comprato questi cerchi. Si vedono? Che stanno praticamente appiccicati all'orecchio, stanno qui, sono molto belli. Ah, ho comprato anche questi. Erano in un set dove ce n'erano diversi. E hanno sempre questa linea molto geometrica dritta, insomma, sono molto semplici anche questi. I cerchi, questi e gli ultimi sono questi qui, che richiamano sempre la forma del cerchio. Questo è un ovale. Adesso se riesco a farveli vedere. Li ho già portati, mi piacciono tutti molto, devo dire. Questi tra l'altro si girano, insomma, sono carini. Adesso invece passiamo agli acquisti beauty, benessere naturale, sano e quant'altro. Allora, qualche settimana fa ho fatto un acquisto dal negozio online Bio Vegan Shop, che io, se non lo conoscete, io vi consiglio, vi lascio sotto in descrizione il link. È un sito dove voi potete comprare cosmetici e prodotti tutti naturali, con inci sani. Io l'ho già provato diverse volte e ve ne ho anche già parlato. È un sito bellissimo e tra l'altro molto molto efficiente, perché se voi fate l'ordine entro le 14 di qualsiasi giorno lavorativo, le cose vi arrivano il giorno dopo. Quindi loro sono veramente velocissimi e le cose che vendono a me piacciono sempre molto. Io solitamente compro lì la mia base trucco, quindi fondotinta, cipria, correttore. Stavolta, anzi l'ultima volta, avevo provato anche uno shampoo naturale che mi è piaciuto moltissimo, e infatti ho fatto questo, aspetta, dov'è? Così, giriamolo. Ho fatto questo acquisto di shampoo e una crema. Allora, avrei voluto aprire questo pacco con voi, in realtà l'ho tenuto chiuso, lo so che io sono, non so come faccio, l'ho tenuto chiuso per più di 10 giorni perché non avevo tempo di girare il video e volevo fare un unboxing insieme a voi. Niente, alla fine ieri sera mi serviva, pensavo che mi sarebbe servita la scatola, così invece non è stato, ma ho comunque dovuto aprirla. In compenso però non ho ancora aperto i pacchetti, perché le cose vi arrivano sempre tutte impacchettate, in modo che non si rompe niente. Quindi le cose vi arrivano sempre impacchettate benissimo. Voi potete scegliere tra l'imballo con la paglia, che fa un buonissimo profumo quando voi lo aprite. Io ultimamente però, siccome la paglia poi mi sporca in casa, mi fa polvere, così per evitare discussioni, io ultimamente prendo questo imballo qua. Anche sì, se riesco a farvelo vedere, imbranata come sono stamattina. Questo imballo qui. Poi mia figlia dopo ci gioca, fa le faccine sopra, insomma. Va bene, dai, proviamo ad aprire. Allora, dovrebbero essere tutti i shampoo quelli che sono qua dentro. Se ci metto così tanto per ogni shampoo, facciamo notte. Allora, questo è Bordeaux Bio, è uno shampoo al cocco e vinagre de framboise. Dio, come sono. Ah, c'è scritto sotto in inglese: Coconut and Raspberry Vinegar. Quindi cocco e raspberry, non mi ricordo cos'è, insomma, va bene, ai frutti rossi comunque. È cocco e frutti rossi, sentiamo. È buonissimo, sì, è un odore molto buono. Di questa marca io avevo già provato un altro shampoo quest'estate, che tra l'altro ho ricomprato alla menta, e mi era piaciuto moltissimo perché mi lavava benissimo i capelli. Adesso vediamo se lo riesco a ritrovare. Deve essere probabilmente questo. Proviamo questo. Magari facciamo veloce, se no questo video durerà delle ere.
veloce per modo di dire, poi perché sono bravissima a fare queste cose, impacciatissima, sarei proprio una beauty guru perfetta. Allora, questo, sì, questo contiene invece lo shampoo Born to Bio alla menta. È buonissimo questo shampoo, io ve lo consiglio. Per l'estate era buonissimo perché lasciava il cuoio capelluto fresco. Ha questa profumazione di menta che però non è pesante, non è intensa, è delicata. Questi due shampoo, almeno io ho provato questo, ma immagino anche l'altro, lavano veramente benissimo. Io ero rimasta contentissima. Allora, poi non mi ricordo più cosa avevo preso, ma ci doveva essere anche un'altra crema che probabilmente sarà da un'altra parte. Adesso la andiamo a trovare. Intanto apriamo questi. Anche questi sono due shampoo. Strappiamo tutto. Allora, shampoo Benecos all'aloe vera. Questo ha il tappo chiuso, quindi non posso odorarlo. Vabbè, vi fiderete di quello che vi dirò poi, vi farò sapere poi come andrà più avanti. L'altro shampoo, io manco mi ricordo quello che ho comprato. L'altro shampoo, sempre della Benecos, è alla pesca. Sì. Albicocca e fiori di sambuco. E poi dovrebbe esserci anche una crema. Presumo sia la crema perché c'è rimasta solo lei. È una crema all'aloe vera della Sobioetic, crema purificante e matificante. Io avevo provato un campioncino e mi era piaciuta molto perché è leggera, idrata molto bene e nonostante appunto la leggerezza. Sì, non ha una, non, praticamente ha una profumazione, cioè quasi non ha profumazione. Vediamo, la proverò, poi vi saprò dire, ma sono contenta di questi acquisti. Sono contenta di questi acquisti. E poi dentro ci sono dei campioncini che mi permettono sempre di conoscere qualche nuovo prodotto. Vediamo cosa mi hanno mandato stavolta. Allora, vediamo quali campioncini ci sono. Adesso cade tutto, ok? Shampoo concentrato purificante della Bio Officina Toscana. Crema viso uomo dopo barba rigenerante della Bio Attiva. Eau Thermale Jeansac e il mio della Lea Nature, non so che cosa sia. Allora, proveremo. Sapone di un tempo, bagno doccia purificante nutriente della non si sa. Biocosmesi Verde 70. Non conosco nessuno di questi campioncini che mi hanno mandato. Vabbè, li proverò e qui vi saprò dire. Ma gli acquisti online presso BioVegan Shop non sono stati gli unici acquisti benessere del periodo. 10 giorni fa, infatti, qui a Modena c'è stata la fiera del benessere nel quartiere fieristico. Noi, io e una mia amica, avevamo delle riduzioni che ci aveva dato una ragazza che conosciamo, che esponeva lì. E quindi abbiamo preso la palla al balzo e siamo andate e abbiamo fatto qualche acquisto anche qua. Allora, io qui alla fiera del benessere ho preso una cosa che avevo già visto sul sito della BioVegan Shop, ovvero un sapone bio solido ai semi di lino con oli essenziali di lavanda e ginepra e limone. Praticamente è un sapone, è una saponetta. E dovrebbe essere una saponetta lavante per i capelli. Allora, quando ho fatto l'ordine su BioVegan ero rimasta un po' così, ho detto ma chissà, cioè, è della saponaria.
Insomma, ero rimasta un po' così, non sapevo se prenderlo o meno. Ritrovandomelo poi in questa fiera, mi sono detta: ma sì, dai, prendiamolo. Tra l'altro, penso di averlo pagato 3 euro al massimo, non mi ricordo, devo averlo pagato o 3 o 5 euro. Comunque, un costo che, vabbè, per provarlo, lo proverò. Sono abbastanza curiosa. Poi, sempre nello stesso stand, ho preso un altro shampoo perché qua. Cioè, ne avrò degli shampoo fino per un anno intero. L'importante è che comunque siano shampoo buoni che mi lavino i capelli, perché io ho il problema dei capelli grassi e da tempo, da anni, cerco sempre qualche soluzione perché si sporchino il meno possibile, altrimenti mi tocca lavarli un giorno sì, un giorno no, e sinceramente il tempo veramente non c'è e il capello si abitua ad essere lavato un giorno sì, un giorno no, e di conseguenza la sera del primo giorno è già sporco e il secondo non vi dico com'è, fa veramente schifo. Quindi io tento sempre dei rimedi, ho alcuni rimedi naturali, spesso mi faccio delle maschere all'argilla per vedere di togliere un po' il grasso, e anche questi shampoo mi aiutano moltissimo a migliorare la situazione. Allora, questo shampoo è sempre della Saponaria, Bio Shampoo Salvia e Limone, un concentrato di natura con estratti e sebo regolatori, ideale per capelli grassi. Vediamo come va. Allora, altri acquisti. Poi, in un altro stand, ho comprato questo prodotto, questo olio delle stelle. Olio vegetale senza alcol alla menta vulcanica, ha un odore intensissimo di menta e cioè veramente quando l'ho preso, perché allora c'era una ragazza che mentre le persone passavano faceva le dimostrazioni e quindi ci ha messo alcune gocce di questo olio sulla mano e ci ha detto di inalarlo e passarcelo dietro al collo. Ecco, io appena l'ho inalato mi sono sentita l'aria fresca arrivarmi su e in gola, fino giù. E io ho il problema che quando mi viene il raffreddore non respiro più e quindi devo cercare qualche soluzione. Le ho provate tutte, cerotini nasali, aerosol. Sembra che l'unica cosa in grado di aiutarmi un po' siano i soffumidi col vapore. E mi ha assicurato la ragazza dello stand che questo è uno o due gocce di questo prodotto. Insomma, aiutano moltissimo nei soffumidi. Mi hanno anche detto che quando, ad esempio, i bambini hanno raffreddore ed anche loro non respirano, mettere due gocce di questo prodotto su un fazzoletto posto vicino al letto aiuta molto a respirare. Insomma, non l'ho ancora provato perché fortunatamente finora il raffreddore si è tenuto lontano da questa casa e spero che sia lontana ancora per molto tempo, ma appena ci sarà questa disgrazia dell'arrivo di un raffreddore, lo proverò e poi vediamo come va, se è così miracoloso come mi hanno raccontato. Gli ultimi acquisti invece sono state delle tisane in uno stand molto come posto spirituale. Era una comunità toscana dove si praticava lo yoga e c'era la possibilità di fare dei soggiorni benessere, appunto, immersi nella natura, facendo yoga e rilassandosi. Questo stand vendeva anche queste tisane che io non conoscevo, le conosceva invece la mia amica, si chiamano Pucca. Lei, la mia amica, le conosceva perché le compra in erboristeria e le ha trovate lì. Tra l'altro, il prezzo era molto vantaggioso perché queste due scatole mi sono costate 8 euro, promozione fiera. Quando invece la mia amica dice che in erboristeria le compra comunque a di più. Io ho provato questa che è Night Time, l'altra invece è Relax. Relax devo ancora provarla. Night Time l'ho provata la sera stessa in cui l'avevo comprata e mi era piaciuta. Gli ultimi acquisti che invece voglio farvi vedere sono stati fatti da Tiger. Allora, io Tiger non ce l'ho qua vicino a casa, non ci ero mai andata. C'è un negozio Tiger a Bologna, io però Bologna non la frequento, non la conosco, non ci vado mai.
Ho avuto l'occasione di andare da Tiger quando sono andata a Verona il mese scorso, un mese fa, per passare la giornata insieme a Pamela, la Center Girl. Un bacio. In quell'occasione, oltre ad una puntatina alla Feltrinelli, oltre ad una bellissima e lunghissima chiacchierata davanti ad una pizza, abbiamo fatto questo giro da Tiger e adesso vi faccio vedere quello che ho comprato. Due matite, qua ne vedete solo una, perché l'altra la sta usando mia figlia a scuola. Sono così, sono matite molto carine, 1 euro l'una. Questa ha sopra il pesciolino, l'altra sopra un leoncino con una corona. Poi, washi tape, questi due washi tape sbrilluccicosi. Ho in mente di usarli per i pacchetti natalizi. Delle etichette grigie, anche quelle, anche queste ho in mente di usarle per il packaging dei regali di Natale. Poi ho preso questi fogli, cioè è un blocco di fogli colorati, lo sto già usando. Ci sono tutti i colori, cioè azzurro, rosa, rosso, arancione, giallo, può essere verde e blu. Bello secondo me perché può essere usato sia come carta da lettere se voi ancora scrivete un po' delle letterine old school, che sono sempre belle. È sempre bello ricevere un bigliettino, ad esempio a me piace nei bigliettini natalizi mettere sempre una specie di letterina dentro scritta a mano. Cioè, perché non se ne ricevono più, ed è bello. E poi, infine, ultimo acquisto, in realtà è stato un buco nell'acqua. Allora, sono queste, è un kit con 5 buste da comporre, perché io ho questa mania delle buste da comporre. Quando devo mandare qualcosa, perché io ancora scrivo e mi capita di spedire qualcosa, mi piace costruirmi la mia busta. Ho sempre avuto questo pallino, quindi quando ho visto questo kit ho detto sì, kit sei mio, perché mi piace. Io pensavo che dentro ci fossero queste buste che faceva vedere qua l'illustrazione, e invece no, perché le buste dentro sono di plastica, e quindi questo è stato veramente un acquisto del cavolo, perché io non so che cosa me ne farò di queste buste di plastica così, cioè voi ditemi cosa me ne faccio. Cioè sono orrende tra l'altro. Vabbè, le avrò pagate pochissimo, sono 4, una sarà rimasta qua dentro. Insomma vabbè, adesso vediamo, buco nell'acqua per questo acquisto, vediamo. Ah, c'era anche questa. C'è anche questa. Insomma vabbè. Non è che sia stato un grandissimo acquisto, vediamo questo. Insomma tutto il resto comunque credo che lo userò. Queste buste... Voi se le avete comprate ditemi che cosa ne avete fatto. Poi in cartoleria, in un'altra cartoleria, ho comprato degli altri washi tape che penso di usare sempre per i pacchetti natalizi. E poi cosa vi faccio vedere ancora? Ho due cosine. E poi niente, allora, sempre lì a Verona, alla Feltrinelli, ho preso questo quaderno della Santoro Gorgeous, perché mi piace da morire questa linea, ho un segnalibro, io vado matta per questa linea e ho quasi il timore di comprare queste cose perché poi tanto non le uso, quindi ho comprato questo quaderno dove poi ci farò uno zibaldone letterario, uno dei miei tanti zibaldoni letterari, penso proprio di sì. E infine vi faccio vedere quello che mi ha portato Pamela, ovvero questo quadernino, con la L del mio nome sopra, dietro è così, a pois, adesso lo apriamo, è stata carinissima, è un bellissimo regalo, lei è stata carinissima, cioè pois e righe dentro, cioè andiamo a nozze, e è semplicemente a righe, tutto bianco per i miei appunti, credo che lo userò per le... non so, ci scriverò i libri che voglio leggere, ne ho un'infinità di questi quadernini e li riempio sempre tutti. Niente, così ho finito. Video abbastanza così chiacchiericcio e di nulla, di futilità, solo per farvi vedere i miei ultimi acquisti. Spero comunque di avervi tenuto un pochino compagnia e io vi do l'appuntamento ad un prossimo video. Ciao!